Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi vado a preparare una torta al cioccolato riutilizzando le uova di Pasqua. In questo modo non ci rimarranno in cucina per mesi. Lasciatemi piace al video, iscrivetevi al canale e andiamo subito a vedere la ricetta. Dunque, come prima cosa peso le mie uova di cioccolato. Ovviamente se non avete le uova, le barrette di cioccolato andranno bene lo stesso e per questa ricetta utilizzo 150 g di cioccolato fondente. Prendo un altro contenitore e misuro anche l'olio. Questo è olio di semi e ne utilizzo 80 ml che vado ad aggiungere alle uova e mi servirà per farle sciogliere più facilmente nel forno microonde. Io utilizzo questo metodo, ovviamente chi non ha il forno microonde potrà farlo a bagnomaria. Dopo una volta che si è scaldato il cioccolato, lo mescolo bene assieme all'olio in modo da uniformare e amalgamare insieme i due ingredienti. Poi in un altro contenitore, mentre aspetto che il cioccolato si intiepidisca leggermente, vado a pesare anche 110 g di zucchero di canna, ai quali aggiungo anche 3 uova e li frullo insieme molto molto bene. Dopodiché aggiungo anche 60 g di farina integrale. Dieci grammi di cacao amaro e 10 grammi di caffè solubile. Infine aggiungo anche un cucchiaino di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di sale, un po' di vanillina o aroma alla vaniglia e 2 cucchiai di acqua calda. Frullo di nuovo tutto assieme fino a quando gli ingredienti saranno completamente amalgamati. Ed infine aggiungo il cioccolato che avevo sciolto in precedenza. E di nuovo frullo tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Preparo il mio stampo di 20-22 cm di diametro, andando a rivestirlo con della carta forno e poi verso il mio impasto. Giù nell'info box vi lascio anche le misure della teglia nel caso non abbiate lo stampo tondo e la ricetta completa. Ora vado ad infornare e voilà! A questo punto la torta è pronta, è davvero molto molto buona, io vi consiglio di provarla e poi fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere anche quale altre ricette volete trovare prossimamente nel canale. Con questo è tutto, io vi saluto, vi mando un bacio. Ora tocca a voi, lasciatemi tutti i vostri commenti sotto al video. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Ciao!